Soltanto la Juve Stabia ha fatto meglio del Taranto in casa per la squadra di Eziolino Capuano. 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Capuano che ha detto questa col Sorrento, la partita da vincere per assicurarci i playoff. Il Taranto parte bene con una squadra che è la sorpresa di questo campionato. Doppio tentativo, Panico dopo Matera, palla che viene respinta da portiere e difensore. Il Sorrento è una squadra che ha sempre giocato bene con Maiuri, che a Taranto ha vinto 2 campionati da giocatore. Simeri in campo aperto, ma c'è posizione di fuori gioco per l'ex giocatore della Carrarese. Ancora il Taranto al 41esimo, sponda per Calvano, apparecchia il destro a giro, ancora una volta Murato. Sorrento che galleggia a cavallo fra la zona playoff e la zona tranquillità. Un capolavoro quello di Maiuri nella ripresa, prova a scuotersi il Taranto con i cambi, entra Bifulco che prova a dare una scossa, qui il destro finisce sul fondo, poi Zonta apre per Calvano, pensa al cross, poi va direttamente alla conclusione, finisce sul fondo. Un Sorrento che fa un'ottima fase difensiva e poi affonda. Ravasio porta palla, c'è il taglio di Martignago, visto e servito davanti a Vannucchi, calcia addosso al portiere del Taranto che risponde. Questa è la miglior palla gol per il Sorrento, ricomincia a macinare gioco la squadra di Capuano, però meno brillante di altre occasioni contro una difesa organizzatissima anche senza Blondet, che ha avuto dei problemini, degli acciacchi. Canute sposta il pallone, torna da Bifulco che vuole il destro, deviazione, palla sul fondo, Bifulco è entrato al posto di Orlando, uscito dopo 52 minuti, così così. Calcio d'angolo per Zonta, palla dentro, sponda per Canute che va in avvitamento, troppo facile l'intervento del portiere del Sorrento, un Albertazzi che ha sostituito Del Sorbo, infortunato nel riscaldamento. Poi il tiro di Messori, comodo per Vannucchi, ancora Taranto con Zonta che mette questo pallone al centro, Bifulco sale di testa ma non riesce a impattare come potrebbe, come vorrebbe questo pallone. Altro corner, palla sul secondo palo, sponda con il pallone che finisce a De Marchi, a botta sicura, la più grande palla gol del Taranto, calcia alle stelle. L'attaccante arrivato dalla Padova, ancora palla inattiva con Mischia in area di rigore, la sforbiciata di Luciani è comodissima per Albertazzi. Il Sorrento si difende con ordine, conserva lo 0-0. Il Taranto pareggia dopo il KO con la Juve Stabia.